Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. È grave, si trova in prognosi riservata all'ospedale di Siena un 65enne rimasto vittima di un incidente stradale che si è verificato ieri nel tardo pomeriggio a Montevarchi in Valdarno. Tre le auto coinvolte lungo la strada provinciale 69. Sul posto sono arrivati i soccorritori della ASL Toscana Sud-Est, un'auto medica del Valdarno, le Misericordie di San Giovanni Valdambra e Terranuova. Il 65enne è stato trasportato a Siena in codice rosso con il Pegaso. Ferita anche una donna di 64 anni trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Valdarnese della Gruccia insieme ad altri due feriti, tutti in codice giallo. Ai carabinieri di San Giovanni Valdarno il compito dei rilievi di legge. Cambio della guardia alla guida della squadra mobile della Questura di Arezzo. Arriva Davide Comito, commissario capo della Polizia di Stato, che sostituisce Sergio Leo, che è stato trasferito in un'altra sede. Comito, 29 anni, napoletano, è abilitato all'esercizio della professione forense, già funzionario, ha detto, all'UPG della Questura di Roma e poi vice dirigente del 14° distretto di Polizia Prima Valle di Roma. Dirigerà uno degli uffici della Questura aretina più impegnati nell'attività investigativa. Si è parlato anche di intelligenza artificiale e un tema quanto mai di attualità al primo Festival delle Neuroscienze che si è svolto al Castello dei Conti Guidi a Poppi in Casentino con il sostegno della Clinica di Riabilitazione Toscana del Valdarno, della Fondazione Gianfranco Salvini e con il patrocinio della Regione Toscana. Abbiamo voluto lanciare un messaggio dal mio punto di vista fondamentale alle neuroscienze, che è la necessità di un pensiero che abbandoni il pensiero della convenzione e dell'usuale per avere il coraggio di entrare attraverso la fisica quantistica in questo pianeta perennemente avvolto dal mistero che è il cervello. Questo è il messaggio lanciato dal Festival delle Neuroscienze ospitato al Castello dei Conti Guidi a Poppi, una a due giorni organizzata dalla Fondazione Gianfranco Salvini e dalla Clinica di Riabilitazione Toscana con il patrocinio della Regione, nel corso della quale l'intelligenza umana e quella artificiale sono state messe a confronto da scienziati, tecnici e filosofi. Quello che sono in questi giorni emersi sono i bisogni di un cambio ontologico, epistemiologico, filosofico nell'affrontare questo che è il sistema più complesso e affascinante dell'universo conosciuto, che è il nostro cervello. L'obiettivo è dunque quello di gettare un solido ponte culturale tra le discipline diverse che studiano il cervello, il comportamento umano, i suoi valori e i rapporti con la realtà. Ci sono molte ipotesi oggi, che iniziano a essere suffragate dai dati, che il nostro cervello sia in grado, attraverso dei meccanismi microscopici, di organizzarsi come se fosse una macchina quantistica. E questa ipotesi, che è affascinante, spiega perché noi non potremo mai in maniera artificiale replicare il nostro cervello e la nostra mente, perché la nostra mente è un insieme di cose che necessita questo parallelismo tra una cosa estremamente materiale come il nostro cervello e una cosa estremamente immateriale. Il pensiero non è proprio una materia strettamente legata alla medicina, semmai alla filosofia e ad altri aspetti del sapere umano. I neurochirurghi che lavorano da noi sono sostanzialmente i meccanici del cervello, mi passeranno questa frase. Le neuroscienze sono una aspetto affascinante della nostra vita e l'interesse dovrebbe spingere tutti a riflettere su quello che abbiamo dentro, cioè sul nostro pensiero, il nostro cervello. Siamo alla cronaca sindacale, siamo di fronte ad una vera e propria emergenza del comparto moda con molte aziende che chiedono la cassa integrazione e che trascinano
Nella crisi le piccole imprese. L'allarme arriva da Confartigianato Moda. È una crisi che si registra da tempo, spiega il presidente provinciale Giordano Frangipani, e che negli ultimi mesi si è aggravata per tutto il settore tessile, abbigliamento e calzature. I problemi più gravi lamentati dalle imprese sono il costo del lavoro, il calo degli ordinativi, i costi delle materie prime e dell'energia. Parliamo di un settore nel quale a livello nazionale sono attive quasi 50.000 micro e piccole imprese con circa 300.000 addetti. Nel corso di questi ultimi mesi Confartigianato ha chiesto a varie riprese misure urgenti di sostegno alla Regione Toscana, al Ministero delle Imprese del Made in Italy e al Presidente di ABI. Ancora cronaca sindacale, sono 12 anni senza un nuovo contratto e sempre con lo stesso stipendio. Per questo domani i lavoratori dell'Istituto di Agazzi di Arezzo saranno in presidio di fronte alla prefettura. Il contratto è datato 2012 per gli iscritti alla funzione pubblica CGL, dice il sindacato che non lo firmò, giudicandolo peggiorativo. La data di riferimento è addirittura il 2008. Gli oltre 200 dipendenti dell'Istituto di Riabilitazione di Agazzi, sottolinea Gianmaria Acciai, segretario provinciale della funzione pubblica della CGL, hanno anche il problema della nuova organizzazione che l'istituto intende darsi e che i lavoratori non condividono, quindi domani mattina appunto un presidio di fronte alla prefettura. Adesso facciamo un passo indietro con una serie di iniziative che si sono chiuse nel fine settimana. Iniziamo dal Utopic Fest di Rondine. 4.000 partecipanti tra giovani e famiglie alla Marcia per la Pace, 1.500 presenze nel corso di 3 giorni, 400 persone che hanno preso parte ai panel, 120 le persone ai workshop e 200 i bambini e i ragazzi presenti alla Cittadella della Pace. Sono questi alcuni dei numeri dell'ottava edizione di Utopic Fest, il festival internazionale sul conflitto promosso da Rondine nel Borgo alle porte di Arezzo. Una 3 giorni per riflettere sul tema, scommettere sulla fiducia, averla, riceverla, perderla e ritrovarla. Sono stati giorni in cui abbiamo accumulato veramente un patrimonio di fiducia, questo era il tema, e la fiducia non è una cosa astratta ma concretissima che nasce nelle relazioni. Sono approfondite le relazioni antiche e sono nate tantissime relazioni nuove, lo dicono anche i numeri del festival di quest'anno. Le ultime battute di Utopic Fest hanno visto nomi d'eccezione, dall'ex magistrato Gherardo Colombo al giornalista, scrittore e autore televisivo Michele Serra, che si è confrontato sul tema «Datemi una maca e solleverò il mondo», l'ironia che trasforma i conflitti. Bisogna imparare a vivere dentro i conflitti, è quello che facciamo tutti nella vita. Poi c'è una macro dimensione che è quella delle guerre, delle nazioni in lotta. E poi c'è una micro applicazione quotidiana che è quella della nostra vita e del nostro rapporto con gli altri. Ecco. Io penso che chi si illude di vivere senza conflitti è patologico, cioè non ce la farà mai e vive male. Chi invece accetta di vivere dentro i conflitti ha trovato è sulla buona strada. L'ultima giornata si è aperta con il Giardino dei Giusti e Artigiani di Pace, dove sono stati piantati 3 nuovi alberi, uno dei quali dedicato a Otello Lorentini, che con la sua determinazione portò in tribunale i responsabili della strage dell'Isel, dove il 29 maggio del 1985 perse il figlio Roberto. È una sentenza che ha fatto giurisprudenza per il calcio italiano e che ha migliorato i parametri di sicurezza negli stadi. E soprattutto lui poi negli anni si è sempre speso per la lotta contro la violenza nello sport, quindi un impegno civico rivolto soprattutto alle nuove generazioni. E Otello Lorentini ha avuto la capacità di trasformare il suo dolore per la perdita di un figlio in uno strumento di pace. L'appuntamento alla prossima edizione di Utopic Fest è stato già fissato da venerdì 6 a domenica 8 giugno 2025. Utopic 25 sarà immaginazione e sotto ovviamente quale sarà la domanda. Il futuro è un sogno o un incubo? È l'immaginazione pulita dai veleni dell'odio che può pensare un futuro di sogni e non un incubo.
Un'altra iniziativa che si è svolta sabato scorso, 1° giugno, e che ha visto anche la presenza di Leonardo Pieraccioni, che ha firmato la prefazione, è stata la presentazione del libro Esprimi un desiderio, scritto da Sara, ragazza di 21 anni di Terranuova, affetta da neuroblastoma. Il libro, ispirato alla storia di Stefano, un bambino affetto dalla stessa patologia, conosciuto dall'autrice durante i suoi ricoveri, è appunto dedicato alla sua memoria. Avere un sogno porta a vivere di più e quindi penso siano fondamentali nella vita di chiunque. Il sogno di Sara era quello di scrivere un libro, un sogno che adesso si è realizzato, ma non solo. A sostenerla in questa impresa il suo idolo Leonardo Pieraccioni. La reazione che uno ha a una cosa avversa, come può essere una malattia importante, io credo che valga 50-60% di quello che poi è l'atteggiamento che ti fa. L'ho sempre ammirato da quando sono piccola, tramite i suoi film, i suoi spettacoli, sono sempre andata a vederli con la mia famiglia, quindi è anche un po' un personaggio di casa, diciamo. Sara ha 21 anni, è di Terranuova Bracciolini ed affetta da neuroblastoma. Al suo fianco la Onlus Make a Wish, che si impegna a realizzare i desideri dei bambini e ragazzi con gravi patologie. Gli diamo a questi bambini un obiettivo da raggiungere. Poi è molto bello perché li seguiamo per tutto il percorso, siamo dietro a loro, li coinvolgiamo nella realizzazione del loro stesso desiderio, quindi credo sia molto importante. Sono stati i propri volontari a scoprire la grande passione per l'attore e regista fiorentino, che coinvolto nel progetto ha scritto la prefazione del libro. E ho capito che con poco si poteva far tanto. Allora l'entusiasmo che aveva Sara nei miei confronti, ho pensato che una piccola percentuale gliela potevo anche restituire. Esprimi un desiderio, il libro scritto dalla giovane, racconta la storia di Stefano, un bambino che è stato compagno di cura a distanza nell'ospedale dove Sara era ricoverata e che purtroppo non ce l'ha fatta. Parlando del suo desiderio, quindi con questa mia storia, insomma, del suo desiderio, credo di aver in qualche modo portato avanti anche la sua divisa. Il libro è stato presentato nella città di Sara al Palazzetto dello Sport, location scelta per accogliere l'eccezionale afflusso di persone. Perché non permettere ad altre famiglie di vedere i sogni dei loro ragazzi e bambini realizzarsi nonostante non siano più in questo mondo? Sarebbe un modo per farli vivere insieme a noi, per far sì che continuino a vivere tanto i loro desideri. L'integrazione passa per la lingua, c'è un boom di adesioni per le lezioni promosse dall'Associazione Comunità Bengalese, sono oltre 40 le persone in aula per imparare l'italiano, sono giovani uomini e donne che provengono in larga parte dal Bangladesh e che hanno appunto un'opportunità di integrazione in più, offerta proprio dall'Associazione di Promozione Sociale Comunità Bengalese, nata alcuni mesi fa ad Arezzo. In pochi mesi, grazie anche alla collaborazione con il movimento dei consumatori, i corsi sono andati in porto, sono gratuiti e sono rivolti appunto a uomini e donne. Tante le ragazze sui banchi scrivono appunto dall'associazione proprio per non rimanere isolate. È stato un successo Salleo da Vivere, la prima manifestazione targata Confcommercio, che dà il via appunto alle serate in cui si chiudono proprio dei veri e propri pezzi di città per dare sfogo alla convivialità e per conoscere meglio tutte le presenze, insomma, commerciali del territorio. Ancora un successo, ancora una serata all'insegna del divertimento e della convivialità a San Leo. Nella frazione alle porte di Arezzo è infatti tornata la grande festa di quartiere targata Confcommercio, San Leo da Vivere. Una serata di shopping sotto le stelle, con negozi aperti con sconti e promozioni speciali. Ad animare la serata invece spettacoli musicali che hanno coinvolto il pubblico con le live music ed ancora spettacoli di ballo e di intrattenimento di gruppo. È stata anche l'occasione per gustare le specialità locali grazie agli esercizi della zona, oltre all'area street food lungo la statale 69, chiusa al traffico per l'occasione, un tripudio di colori e sapori con i food truck. Presente anche uno stand di promozione del laboratorio di agricoltura sociale Fior di Carota. Per i più piccoli invece un'area giochi, trucca bimbi, palloncini e laboratori creativi di cucina. Non sono poi mancate le esposizioni storiche del Vespa Club Arezzo e delle Harley Davidson, che hanno aggiunto
aggiunto un tocco di fascino vintage per grandi e piccini. Per l'occasione, infine, ha riaperto le sue porte il Pallaio di San Leo, preso di mira in più occasioni dai vandali e adesso tornato a nuova vita grazie ad un gruppo di giovani. E si è chiuso con un boom di visitatori anche Cortona Comics. Questa era la seconda edizione della manifestazione e quindi c'è grande soddisfazione da parte degli organizzatori. Oltre 4.000 ingressi alla manifestazione, più di 70 gli artisti e gli autori coinvolti nei due fine settimana, 30 i talk con presentazioni ospitate, premiazioni, incontri e progetti con le scuole del comprensorio, vero fiore all'occhiello di questa nuova edizione. Numerose anche le interazioni con i post diffusi sui social, anche attraverso le dirette che hanno permesso di seguire a distanza gli incontri pubblici. Si archivia così l'edizione 2024 di Cortona Comics. I giovani sono stati coinvolti a partire dalla presentazione di Alfa con gli studenti, poi i corsi per bambini seguiti da Teresa Conte e Teresa Cherubini, per non parlare dello show di Pietro Ubaldi. Il capitolo premi con lo Yak d'oro dedicato al grande Benito Iacovitti a Fabio Celoni e con il premio Città di Cortona assegnato a Carmine di Giandomenico hanno dato spessore a tutta la manifestazione, coinvolgendo le tante persone presenti alle premiazioni. Anche quest'anno la Sala delle Autoproduzioni è stata un'importante vetrina per i giovani artisti e autori provenienti da tutto il paese. Assieme alla mostra di Celoni, Cortona Comics ha proposto quella di Elena Casagrande, Carmine di Giandomenico e Stefano Raffaele, a Palazzo Ferretti con Italians Do It Better e la rassegna al Mike con le copertine che hanno contraddistinto la storia di Topolino. Per tutta la durata di Cortona Comics, un'area di Sant'Agostino è stata infine dedicata al mercato dei fumetti, dei gadget e all'area games, con l'attivazione di più di 300 sessioni di gioco e tantissimi giocatori coinvolti. Presentato oggi il nuovo tecnico amaranto Emanuele Troise, allora lo sentiamo rispondere alle domande del collega Andrea Avato di Arezzo Notizie. Le sensazioni confermano un po' gli incontri già fatti nei giorni precedenti, di grande entusiasmo, di grande motivazione, di ambizione che ancora oggi percepisco, dove chiaramente sappiamo della responsabilità per quella che è la piazza, per quelle che sono le aspettative, però poi viviamo di questo ed è la cosa che cercavo, sia per quanto riguarda il mio percorso, ma soprattutto perché mi piacerebbe contribuire a quello che è un progetto solido e di programmazione, ma ripeto, di grande ambizione da parte della proprietà. La base è quella, sia in termini proprio di interpreti, perché buona parte verrà riconfermata, verrà integrata con delle alternative insieme al direttore, già stiamo lavorando per quanto riguarda questo. Poi, come dico sempre, l'espressione di gioco di quella che può essere una struttura che può cambiare rimarrà figlia del percorso che ho fatto, in cui credo, ma già vista nelle partite precedenti, perché ho analizzato un po' l'Arezzo più nello specifico, e comunque anche in questo senso credo che già ci sia stata quell'attitudine a voler rompere un po' quelle che sono le posizioni di un sistema fisso. Ma sicuramente per quanto riguarda i prestiti che sono andati via, il ruolo degli esterni bassi è scoperto in questo momento, quindi si sta lavorando soprattutto su quello. E in linea generale, sulla falsariga di quello che ho detto, di una base che già c'è, cercare delle alternative per creare competitività e creare insomma delle alternative in grado di rimanere con un livello e un rendimento alto al cospetto di una stagione, sappiamo quanto intensa e quanto fitta di partite, di situazioni che si possono creare durante l'anno. Prima parlavo di identità, di filosofia. Mi piacerebbe che l'Arezzo, con la giusta umiltà, equilibrio e rispetto verso gli avversari, però continui a dare agli avversari quella difficoltà nel momento in cui verranno a giocare contro di noi, perché è insita in questo popolo tosto, e quindi vorrei lavorare su quell'aspetto lì, sotto l'aspetto della mentalità, di quella che è la motivazione, ma allo stesso tempo dare continuità, secondo me, a una squadra che può proporre calcio. Si è chiuso nel fine settimana il torneo Valdichiana Cup, che ha visto arrivare sui campi di Foiano della Chiana oltre 500 giocatori in erba.
Quattro giorni di sport e di festa qui a Foiano della Chiana per l'edizione 2024 del Valdichiana Cup, che ha portato appunto nell'Aretino oltre 450 giocatori in erba. No! Massima attenzione a questi ragazzi e allo sport. Credo come non mai in questo momento, dove i ragazzi perdono troppo tempo a divertirsi con telefoni e PC, credo sia necessario dare sempre maggiori opportunità per fare lo sport. Io in più occasioni ho detto che ad oggi investire sullo sport è investire in salute. Quindi non posso che ringraziare la società di calcio, il Valdichiana Village e tutte le società che sono venute, da quelle professionistiche a quelle dilettantistiche. Questa è stata un'edizione molto bella perché hanno aderito tantissime squadre professionisti, tra cui Fiorentina, Bologna, Roma, Sassuolo, Perugia, Ternana, Cesena, Arezzo e poi tutte le squadre dilettanti. Avevamo più di 30 squadre partecipanti che si sono affrontate in tre gironi di qualificazione e quindi è stato, diciamo, bellissimo trovare queste squadre di tante province, Siena, Perugia, Arezzo, Firenze, che hanno potuto fare questa esperienza e affrontare squadre che solitamente non trovavano nei loro gironi. Grande partecipazione, un buon livello, abbiamo visto delle squadre importanti come Fiorentina, Sassuolo che poi ha vinto il torneo, Bologna, Roma, è un torneo che sta crescendo, questo è quello che vogliamo, che ci interessa, quello che vogliamo portare sempre avanti e speriamo di migliorarlo ancora per la prossima edizione. Ci sono sicuramente osservatori di altre società professionistiche che, diciamo, ci spingono anche a fare quest'annata, perché è un'annata importante per quello che è il bambino, è un'annata dei 11 anni, praticamente sono under 10 e sono ragazzi che sicuramente hanno tutto il futuro davanti e vediamo veramente dei ragazzi con tanta qualità e questo è importante. Sicuramente ci sono dei ragazzi molto validi e queste sono tutte squadre che fanno una selezione importante e quindi abbiamo intravisto delle bellissime giocate. Dopo sicuramente ci vorrà tantissimo tempo per poter dire se troveremo dei giocatori importanti, però sicuramente la base è importante, la base è una buona base di partenza. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, però non cambiate canale perché come ogni lunedì c'è la consueta puntata della nostra trasmissione Fattore di Storie di Donne, ospite questa sera del nostro Salotto, una trasmissione realizzata, lo ricordiamo, in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Arezzo Pronto Donna, il consigliere regionale del Partito Democratico Lucia De Robertis. Buona visione e grazie per l'ascolto, arrivederci.